Ragazzi, ecco, ci siamo arrivati a Gallipoli e anche dove stiamo dormendo, siamo a un campeggio molto bello, 8:30, siamo venuti presto apposta per non trovare troppo casino. Siamo arrivati a Gallipoli, oggi facciamo una passeggiata al centro storico. Ah, che bellezza, eh! Oggi è la notte di Ferragosto, è 14, quindi ci sarà un casino. Questo è il porto, ci facciamo una passeggiata. Stanno le bancarelle. Dopo vi facciamo vedere anche dove stiamo dormendo. Siamo a un campeggio molto bello e attrezzato. E si chiama Camping La Torre. Torre Vecchia. Camping Torre Vecchia. Ancora è presto, sono le 7:30. Siamo venuti presto apposta per non trovare troppo casino. Questo è il famoso castello dei Gallipoli. Bello, eh? Purtroppo non c'hanno una navetta interna, quindi abbiamo dovuto prendere una navetta privata che ti consigliano loro, dei ragazzi che stanno lì all'entrata. E si chiama Silvano e ci ha dato un passaggio molto economico e affidabile. Yeah. Ciao Silvano. Dietro abbiamo il castello che è bellissimo, il castello dei Gallipoli. Da Gallipoli dove sta tramontando il sole, qualcosa di spettacolare. Di chiamarlo 20 minuti prima quando vogliamo tornare e niente, dopo facciamo vedere anche il campeggio. Ecco ragazzi, ci stiamo gustando questo tramonto. Aspettiamo che tramonto e poi ripartiamo con la camminata. Ovviamente non possono mancare i locali notturni e Gallipoli è piena dei locali notturni. Guardate che vista o come sono posizionati questi locali. La famosa spiaggia della purità di Gallipoli. Quindi si stanno tutti purificando. Stai purificando la spiaggia della purità? Ragazzi, che è prenotato. Guardate quei locali che ci stanno lungo il muraglione, bellissimi, tutti uno più bello dell'altro. Davvero una bella cittadina. E giù c'è il faro. Spiaggia molto grande. Tutta di sabbia, non ci stanno scogli. Abbiamo beccato la santa messa di Ferragosto del 14 a sera. Eccola qua, sta uscì la Madonna. Sicuramente farà il giro del paese con la banda che suona. Un altro localetto, guardate lo stesso localetto, che bellezza. Vediamo se a prenotarci un tavolino con vista mozzafiato da lì. Ci proviamo, eh? Ci proviamo domani a prenotare un tavolino? Sì. Che c'è, amore? Stavamo aspettando che esce la Madonna, ma a quanto pare ci vuole un po' di tempo. Quindi niente, ci rincamminiamo. Gelatino da Martinucci. Obbligo ragazzi, il gelatino da Martinucci, vero? Buonissimo ragazzi. Com'è il gelato, Emma? Buono? Ci voleva, eh? Eccoci, siamo sulla via principale dei negozietti, dentro Gallipoli. Molto molto bella, eh? Com'era il gelato? Buono, io mi sono presa la brioche col gelato, raga.
buongiorno ragazzi, buon Ferragosto a tutti. Sulla spiaggia del campeggio di Gallipoli. Oggi il mare è molto calmo, fa caldo. Ma saluta, va. Oggi ci facciamo, siamo tutto il giorno qui, ce ne siamo calmi, ci riposiamo. Siamo al baretto del campeggio. Guardate che carino. Stasera ci stiamo a prendere un gelatino dentro al campeggio, siamo rimasti dentro al campeggio, ci riposiamo, recuperiamo un attimo. Campeggio, ci riposiamo, recuperiamo un attimo. Poi faccio dare un'occhiata alle piazzole, a tutto quanto. E... alla fine c'è così tutto, perché c'è il mini market. Zar che vende accessori, cose del camper, che ti mancano, tipo bombolette, della macchinetta del gas. Poi c'è il cinema sotto le stelle, poi c'è il teatro per l'animazione. Il parco giochi con giochini di legno. Sta lì dietro. Il baretto, ci sta una pizzeria che fa pure le pizze a portar via. E sta un sacco di ragazzetti, ragazzi e gente che si prende le pizze a portar via. Diviso in due parti, che c'è la strada che passa a mezzo. Quindi dipende dai posti che c'hanno, o capiti proprio sulla parte che sta sulla spiaggia, oppure attraversi la strada e c'è stata l'altra parte del campeggio. Tutto sotto la pineta, bello, ombreggiato. Mattina ci sta il mercatino dell'usato qua dentro e vende abbigliamento, a un mercatino, molto carino. I prezzi ovviamente non so come è in area d'esosta, però c'hai anche i servizi completi come animazione e tutto quanto, insomma. E manca solo sta benedetta navetta che ti porta a Gallipoli, che non c'hanno. E praticamente c'è un signore in privato che si fa i viaggi, molto gentile, e ti porta a Gallipoli, ti porta dove vi pare, insomma, e poi vi viene anche a riprende. Lo chiamate 20 minuti prima e vi viene a riprende. Però se c'è le sdraiette e l'ombrellone puoi tranquillamente lasciarlo in spiaggia che ritrovi tutto. Sì. E poi sono andati solo quelli del campeggio, non ci stanno altre persone al di fuori. Sì, e portatevi le scarpette da scoglio pure qua, perché 80% scoglio, anche all'acqua bassa. Com'è il gelato, Emma? Buono? Domani dove andiamo? Domani ci svegliamo presto e ripartiamo. Penso che ci dirigiamo a Santa Maria dell'Euga, al faro, la mattina presto col fresco. Ripartiamo, penso, non lo so, però tanto non lo so, vediamo. Poi, comunque, seguiteci ragazzi, scriveteci i commenti, perché non ci scrivete, ma dateci dei consigli su quale posti da visitare, che ci fa piacere, rispondiamo a tutti. Iscrivetevi al canale soprattutto, e piano piano stiamo crescendo, anche se siamo stati un anno fermi di inattività, e piano piano stiamo recuperando. I like crescono come le piante. Like per Emanuele.